Numero 3, numero 3. Tu fammi capire le cose, perché io voglio capire. Sì. Vado, chi c'entra il colore se è della provincia? Fammi capire. Allora, perché non ti stai da decorare. Io l'ho detto sì a mio fratello. Ma chi ne è? Mio fratello è Gianni, perché noi siamo sempre stati i socialisti e poi adesso siamo. Noi ci conosciamo io comunque sono qua perché già ho fatto visita commissione, io ero stata pure nella vostra commissione e che io ho già un 77%. L'ho fatto due, non lo so molto. Ho fatto pure quest'altra cosa, diciamo la vera. L'anno scorso ho avuto una prevalente dovuta alla forma reumatica, sono stata ricordata a me nello sangue. Ma io ve lo dico col cuore, io lo so che non so. Dove siete adesso voi? Io sono un'azienda sanitaria via Milenghe. Io capisco bene che sono in educazione sanitaria. Stavo dicendo, capisco bene che non voglio, giustamente voi dovete tenere, non potete fare. Ma voglio dire. Ma io lo dico con quale sento che anzi. Voi però dovete fare la domanda proprio per il guardia civile, voi l'avete fatta. Non l'ho fatta. Dovete farla, perché lì vi può servire quella poi, oltre a questo, perché quella voi potete. Se siete con 0,78%, avete due anni, due io mesi. Io non lo so se mi può servire perché se no non voglio dovete fare subito la domanda però. Chi sta l'aggravamento del 3,4%? Sarebbe una cosa diversa. Però dovete fare anche la domanda per avere il tempo per avere il subito. Prendo adesso il novembre, no? Sì, mandate la parola per tutto. Quindi io non è che vi dico, dottor, di fare perché. Cioè, perché forse mi hanno pure informato male, nel senso che dice se arrivi non lo so, il 100%. Ma dovete, sì, non vi hanno informato male, però dovete fare la vita, dovete chiedere di essere visitati alla fine della vita civile, non del 104. Il 104 vi può servire, ma fino a un certo punto, per i giorni di per i giorni. Per i giorni, ma non adesso, giustamente, perché capisco benissimo. Io non sono venuta a fare la telefonata, è giusto per avere un dialogo pure con voi. No, non ci sono problemi, non ci conosco, non sapevo che era. Perché io ho difficoltà, cioè è vero perché sono fortunata, perché vedo persone che stanno male, ci mancherebbe altro, ma io con la tita reumatoide, questi problemi, io ho difficoltà, chissà le leggi cambiano, io posso fare qualcosa per andare in un volo. Ma quello vi sto dicendo, dovete andare subito, ma subito la domanda immediatamente, anzi lo vedete sempre. E il modellino lo lasci, lo prendi, io ho portato di nuovo le mie, l'ultima cartella clinica, non lo so. E dai. Ci sono tutte quelle di prima che voi mi avete già confermato, il 67%. Ma io vedo un modo di 80 questo. Però quello che posso. E che mi può servire se sono 80? Il giorno lo posso avere, con 80, no. Ma io vedo proprio un massimo, proprio il blocco. Io qua vi conosco tutti, cioè per me siete tutti amici, nel senso che ci ho lavorato, ecco. Però capisco bene, io ho passato un inverno, cioè io sono anni che, grazie a Dio, chi mi vede dice questo va bene, effettivamente. Sì, tutte le altre cartelle, ma penso che voi già le avete. No, questa è l'ultima, quella del Mariano Santo. Ho avuto una bronchita con l'immunitario perché ho avuto con dolore, me la sono portata un anno, che c'ho ancora i problemi alle costole. Lo posso dire al presidente, tutto a posto, posso permettere di uscire, per esempio. Sì, sì. Per l'artista, ma resta molto amico il vostro fratello, non lo sa che stanno proprio ci ho deciso il vostro fratello, però che è stato proprio male. Ma pure voi comunque, io al momento. Poi quello che posso fare per voi comunque. Poi dopo
pensiero mio comunque, perché l'affetto, l'amicizia, come si dice? Io mi sento pure imbarazzata di queste telefonate, di queste cose, ma io siamo comunque amici con questi dati forti, no? Io anzi, per dire, io vi sto dicendo questo per dire che ci tengo. Perché pure le mie colleghe dicono, ma tu non vuoi fare niente, che giustamente sta a casa per la mamma, e io lì, insomma, a volte ho difficoltà perché la notte dormo poco, niente, perché la mattina non ma io ci provo, io ho tutto massimo, quello che succede. 100% no. La mattanza è molto. No, che poi vado a commissione lì, lo trovo. Ci proviamo. Va bene. Metto. Ok, senza mettere percentuale. Provate a non ti vado a decidere immediatamente. Io però non vedo proprio una commissione, non c'è che ho paura. Allora facciamo questo, superiore delle tensi, 80%. Sì. Sì. Ok. Sono una molto ansiosa. Sì. Sì. 80%. Ci siete regolizzate adesso? Sì. Non lo so, non posso fare questo 80%, ditemi poi che mi viene. Allora, se voi fate la domanda, per quanto riguarda questo, non ecco perché o vi darò il massimo, allora vi darò tutti i giorni, se no, che dobbiamo avere il massimo. Ma poi mi provocano. Allora, invece quello che vi serve dovete fare subito, però fate la domanda e fate decidere immediatamente. Il modellino avete detto che non va bene. Va bene. Allora, a me va bene, già così mi sa esce qualche legge, ma un 100% non lo voglio nemmeno. Io quello che lo potevo dare, voi non l'avete voluto voi. Tante cose. Ma mi dicono, mi dice, c'è uno stupido che non l'hai avuto, però sicuramente non lo porteranno lì con. Ma ci sono veramente più tecniche, non devi stare per ora. Che mi dicono la verità, io adesso avrei dovuto fare altro certamente proprio per la mia cosa. Un falso picchino, io sto uscendo da un periodo pure un po'. Per due giorni blocco a radio. Pensate, su due giorni potete ne sapere. Ok? Ma è retributivo pure questo poi per tutto ciò. Quello non c'entra niente. Non c'entra niente, ma va solo per aver giorno. Vedete voi. Potremmo sapere, sì. Okay. Ok, grazie, dottor, grazie. Numero 4.